faccio fatto un bello piatto di pasta e cavolo, con la besciamella a forno, ma ti faccio Pasta, cavolo consolare. e besciamella al A forno. forno, ti faccio consolare, veramente, troppo buono. Favorito, capo consolato. Zia Teresa, Salvatore, cosa stiamo facendo di buono? Pasta e cavolo. pasta e cavolo, però a modo mio. A modo vostro, A e che modo vuol dire a mio. modo vostro? Ti ricordi quando ho fatto la besciamella quando fui ieri? Ieri? O voglio fare pasta e cavolo con la besciamella a forno. Pasta, cavolo e besciamella al forno. A forno. Mamma mia, una bomba. E ti faccio le che ti Zia mangi. Teresa, io vi ricordo che si avvicina all'estate, poi gli vengo a casa e mi faccio mangiare pasta, besciamella Salvatore, e cavolo. tu ti puoi ingrassare perché non lo, io penso che tu non ingrasserai mai. Io ho paura di mangiare. Allora, adesso pulisco il cavolo e ne metto nell'acqua. Ho messo la pentola, Pentola sul fuoco. l'olio extravergine. Quanto basta? Sì. Ecco qua. Quanto basta abbondante. Ah boh. Devo mangiare, se non fai le poche graziate, se non c'avevi La niente. magrazia però. Eh sì. Poi pensi che il cavolo è per 4-5 persone. Eh sì. Mettilo a fondo, mettilo bene la besciamella. Aglio. Spicchia d'aglio. E facciamo soffriggere un po'. Lo facciamo dorare. Eh sì. Aggiungi poco l'acqua. Acqua Acqua. nell'olio. Poi facciamo cuocere poco a bollo. E ci mettiamo il cavolo. Ecco Teresa. qua. Mi ha fatto bella sciacquata questo cavolo. Ora mettiamo la menta. Ecco Aspettiamo cosa fa e te mica pasta niente. qua. Zia Teresa, caliamo la pasta nel cavolo stesso. Ecco qua. Ecco qua. L'acqua è già salata? No, lo mettiamo anche il sale. Non ci scuota? No, no, è che si scorda. Il Io sale devo mangiare, no, biscottato. ma poi quando è zippo devo mangiare, brutto. Sì, non sa venire. No. Salato si può mangiare, ma anche zippo si può mangiare. Ecco qua, una bella manciata di Ecco sale. qua. E lasciamo cuociare la pasta. Ma la La menta 7-8 scoliamo minuti. a piccola che è cotta. Perché Sì. deve cuocere al forno. La pasta è pronta. Andiamo a scolare, siete Teresa? Ora la aggiungiamo con la besciamella. Teresa, Ecco qua. ecco qua. Preparazione della pasta al forno. Sì. Ecco qua la La besciamella. mettiamo. Eccola qua. Ah, mischiamo per bene. Sì. Pecorino. Pecorino? Hai riso pecorino. Che cazzo, le pure poche bottiglie di formaggio. Prima voglio, non mi piace quando arrivi a pezzettino in bocca. Quindi mettiamo E mettiamo pecorino. pecorino, vedi? Che si fa proprio la crosticina sopra dopo Sì. E il ci mettiamo poco i pane grattugiati. pecorino. Pane grattugiato a chiudere. Sì. Vedete, facciamo un po' che tenga fame. Guarda, come sto mangiando, ragazzi. E non poteva Il mancare pepe di zia Teresa. il pepe di Zia Teresa. Ecco qua. Zia Teresa, 180. andiamo al forno? 180 sotto e sopra. 180 gradi per Per una ventina di minuti. una ventina di minuti. A A dopo. dopo. Pasta al forno pronta? Grandissima, guarda. E che bella faccia, mamma mia. Adesso la facciamo raffreddare E e poi va. poi andiamo all'assaggio. Ok. Vedete se impiattiamo? Sì, ma ti faccio assaggiare. Opla, e quanto è bella, Zia Teresa, bellissima. Bella cremosa, cremosa. Faccio fatto un bello piatto di pasta e cavolo, con la besciamella. A forno, ma ti faccio Pasta, consolare. cavolo e besciamella al A forno. forno, ti faccio consolare, veramente. Troppo buono. Favorito, capo consolato.